Buongiorno, a nome dell'Associazione Italiana di Acustica vi do il benvenuto al primo webinar della seconda stagione di Aspettando Matera. È un ciclo di webinar che ho l'onore e il piacere di coordinare insieme ai professori Arianna Stolfi, Francesco Asdrubali e Francesco Martellotta. Come sempre, per chi segue per la prima volta il webinar, diciamo il perché del titolo Aspettando Matera. Aspettando, perché stiamo aspettando di poter tenere il nostro convegno nazionale dell'Associazione Italiana di Acustica per l'appunto a Matera. Doveva essere nel 2020, poi è stato rinviato al 2021 e adesso nuovamente siamo stati costretti a rinviarlo al 2022, sapete bene perché. Il convegno del 2021, il convegno nazionale ci sarà però in formato online, così come sono in formato online questi webinar di cui noi parliamo. Allora, due parole anche sul perché stiamo aspettando e come stiamo aspettando di poter tornare insieme nelle attività in presenza. Lo facciamo attraverso questo ciclo, due cicli in realtà di webinar, di sei webinar. Questo è il primo ciclo della seconda stagione, il primo webinar della seconda stagione. E lo facciamo all'ora di pranzo, infatti anche questo che inizia adesso finirà alle 14:30 con possibilità di sforare solo di pochi minuti. Il format tende a privilegiare un aspetto, come vedrete, informale nella conduzione, simile a un talk show, e anche i temi che trattiamo sono temi per lo più originali rispetto a quelli che normalmente vengono trattati all'interno dei nostri convegni, congressi e seminari. Sono temi che in genere trattano degli ambienti di vita, degli spazi di vita e di lavoro anche, e dei suoni e dei rumori delle città. Ci tengo a dire suoni più che rumori perché quest'anno è l'anno del suono, ve lo ricordo. Anche questo era inizialmente il 2020 sulla base di una risoluzione UNESCO, ma è stato prolungato a tutto il 2021. E la nostra Associazione Italiana di Acustica è il referente per l'Italia di tutte le attività che fanno parte del nutrito programma dell'anno internazionale del suono e quindi per chi volesse saperne di più, il nostro sito web vi può dare tutte le informazioni. In particolare ci tengo a dire che noi siamo anche coordinatori della competizione internazionale fra gli studenti. E anche di questo trovate tutte informazioni e modalità di partecipazione sul sito dell'associazione. Veniamo a oggi e veniamo al tema di oggi, appunto, è un tema che riguarda suoni delle città, come misurarli, come monitorarli. E si parlerà di sensori, meglio di reti estese di sensori per il monitoraggio del rumore e anche delle vibrazioni. Noi parliamo con tre colleghi che hanno avuto modo non solo di studiare, realizzare, ma anche di sperimentare le reti dei sensori e quindi ve li presento con molto piacere. Li vedete già sullo schermo, sono Jacopo Fogola, Luca Nencini e Andrea Prato. Jacopo Fogola è laureato in fisica, lavora da tantissimi anni per ARPA Piemonte, dove dal 2011 è responsabile del coordinamento rumore e vibrazioni. Ha avuto molti incarichi importanti, istituzionali, ha coordinato le politiche e le azioni per la gestione e il controllo dell'inquinamento acustico a livello regionale e anche nazionale, e ha anche coordinato diversi progetti di ricerca applicata, comprendente, come vedremo, anche l'utilizzo dei dispositivi di cui parliamo oggi. Lasciatemi dire anche che io ho avuto il piacere per molti anni di lavorare insieme a Jacopo all'interno del nostro Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana di Acustica, di cui Jacopo è stato membro per tanti anni e referente per la comunicazione web. Poi abbiamo Luca Nencini. Luca è laureato in fisica, anche lui,
e ha acquisito molti anni di esperienza nel settore dell'elettroacustica e della modellazione acustica, spesso finalizzata proprio alla mappatura acustica del territorio e al risanamento acustico del territorio. Fra i vari progetti l'hanno visto protagonista e progettista, c'è stato il Life Dynamap, che ha sviluppato reti di monitoraggio prototipali sul Grande Raccordo Anulare di Roma e nel Comune di Milano. Luca ha fondato e dirige una startup innovativa proprio su questi sistemi, che si occupa di produrre questi sistemi di monitoraggio, e anche, diciamo, utilizza al meglio questi sensori di cui parliamo oggi. Andrea Prato, laureato in fisica, si occupa di metrologia dal 2012, si è dottorato nel 2015, lavorando nel gruppo di acustica applicata dell'INRIM, l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, e si è occupato di varie tematiche riguardanti l'acustica edilizia e anche l'acustica architettonica. Attualmente, sempre presso INRIM come postdoc, lavora nella divisione metrologica di metrologia applicata ingegneria nel gruppo misure meccaniche. Collabora anche con il Politecnico di Torino nei corsi di statistica sperimentale e misure meccaniche, ingegneria del suono e fisica dell'edificio. Quindi avrà modo lui di approfondire insieme quelli che sono gli aspetti soprattutto della metrologia e anche un po' della riferibilità e della taratura di questi strumenti nuovi che si cominciano a utilizzare anche su larga scala. Ho detto e ho presentato gli autori. Ricordo che la formula prevede che siano i relatori stessi a introdurre se stessi e le prime questioni, e quindi iniziamo da un primo giro dove chiedo appunto di aggiornarci sul loro lavoro, ma anche di fornire un primo spunto per la discussione che poi continuerà in forma di talk show. Quindi, come sempre, diamo 5 minuti a ciascuno dei relatori e presentate voi stessi i sensori, come si realizzano, come si producono, a cosa servono. Inizierei da Andrea Prato, poi di seguito Luca Nencini e poi Jacopo Fogola. Andrea. Sì. Grazie Sergio. Allora, condivido lo schermo. Mi racconto un po' quello che, diciamo, è stata la nostra attività presso INRIM, ovviamente con tutti i nostri colleghi che fanno parte del gruppo di misure meccaniche, in particolare sulla caratterizzazione e taratura di microfoni accelerometri MEMS, che sono appunto i sensori che più abbiamo, ovviamente facendo parte di quei settori, sono i sensori che più abbiamo testato, diciamo, da un punto di vista metrologico. Sono sensori che sono nati in ambito gaming già 30 anni fa, anche 40 anni fa, quindi già inizio anni 80, e che sono stati poi, diciamo, sviluppati maggiormente anche in diversi altri settori. Pensiamo tutti quanti a computer, tablet, smartphone, che all'interno presentano sensori di questo tipo, quindi sono sensori molto, molto piccoli, miniaturizzati, a basso costo e che appunto sono applicati, diciamo, negli strumenti di vita quotidiana che abbiamo tutti quanti anche in casa. Per cui diciamo che sono nati per specifiche, diciamo, non misuristiche, ma più di controllo e di trasduzione di segnali fisici in segnali elettrici. Qual è la particolarità di questi sensori? Allora, innanzitutto che il loro basso costo è dovuto fondamentalmente a delle tecniche di produzione avanzate, che fondamentalmente rientrano nella famosa rivoluzione del silicio iniziata già più di 30 anni fa, dove appunto si va a lavorare con delle tecniche innovative questi wafer di silicio, per cui lavorando questo materiale, insieme ovviamente accoppiato con altri tipi di materiale, si possono creare con mezzi di produzione, quindi su larga scala, questi sensori che hanno scala micro, anche nanometrica in alcuni casi,
in questi casi vengono chiamati NEMS, ma da un punto di vista appunto di MEMS, cioè Micro Electromechanical System, parliamo di scale che vanno dal micron al scale dei millimetri. Quindi tipicamente, diciamo, all'interno, anche banalmente, dei nostri cellulari, troviamo sensori che appunto stanno in volumi di pochi millimetri cubi. Quindi, lavorando il silicio, che cosa si riesce a fare? Si riesce a sviluppare un sensore al cui interno, oltre ad avere l'elemento sensibile, quindi l'elemento che, diciamo, va a trasdurre il fenomeno fisico in un segnale elettrico, anche la possibilità di avere a bordo un convertitore analogico digitale, sempre su scala millimetrica. Questo semplifica molto determinate operazioni e soprattutto la gestione del segnale digitale diventa estremamente più semplice di un segnale analogico. Quindi abbiamo questo sensore composto, adesso qua ho schematizzato un microfono e ho un accelerometro, dove appunto viene registrato il segnale fisico, l'elemento sensibile viene appunto messo in movimento, viene convertito in un segnale digitale, segnale digitale dal convertitore, dopodiché viene trasmesso al computer o al microcontrollore che ovviamente andrà a utilizzare queste informazioni. Finora abbiamo testato due tipi, diciamo, di macro sensori. Ovviamente esistono MEMS di tutti i tipi, quindi anche per altre grandezze. Quindi in questo caso ci siamo focalizzati sia sul microfono che sull'accelerometro. Qua vediamo a sinistra uno dei microfoni che abbiamo testato, quindi qua vediamo l'elemento sensibile che è appunto racchiuso in questo volume, siamo veramente su scale millimetriche, e qua vediamo banalmente il loro funzionamento. Quindi si comporta come un microfono a condensatore, quindi c'è una parte rigida e una parte flessibile, e questo segnale elettrico appunto viene trasdotto e convertito in un segnale digitale. A destra invece abbiamo un accelerometro di tipo MEMS, anche qua abbiamo una massa sospesa su delle molle, ovviamente applicando un'accelerazione la massa andrà a muoversi e quindi a sollecitare le molle, le quali ovviamente, essendo piezoelettriche, vanno a generare una carica o comunque una tensione che viene poi digitalizzata dal convertitore. Quindi, diciamo, abbiamo sia a sinistra che a destra, nei due casi microfono e accelerometro, sensori molto molto piccoli, miniaturizzati. Qua a sinistra appunto l'elemento microfonico sta in questo cubotto, e idem qua a destra. Quindi il MEMS, diciamo, è fondamentalmente questo quadratino, stiamo parlando di 3-4 mm di sensore. Poi ovviamente il resto sono dei circuiti che vengono stampati proprio per favorire il collegamento o col microcontrollore o direttamente con il computer. Quindi, diciamo, un excursus su quelle che sono la fabbricazione e come sono composti è stata, diciamo, introdotta. Lascerei la parola agli altri colleghi. In particolare lascerei la parola a Luca, che ci spiega qualcosa in più rispetto alla sua esperienza. Ok, allora vi condivido lo schermo. Sì, allora grazie Andrea. Grazie Sergio per l'invito. Dunque, io vi racconto un po' la nostra esperienza come azienda, che abbiamo fondato nel 2015 per promuovere, diciamo, produrre e promuovere dei sistemi di misura basati su queste nuove tecnologie che Andrea ci ha appena indicato. Faccio una breve premessa: che si parla molto in questo periodo di sensori a basso costo e sensori di monitoraggio innovativi, e si ripone nel trasduttore, nel MEMS, grandi aspettative come sostituti delle
strumentazioni tradizionali. In realtà, la vera innovazione non sta tanto nel pensare questi dispositivi come sostituti dei sistemi tradizionali, quanto nelle nuove prospettive che si aprono di utilizzo, nei nuovi scenari di utilizzo che si affiancano a quelli esistenti, e inoltre anche nell'ecosistema tecnologico che si è sviluppato nell'ultimo decennio, quindi non solo il MEMS, ma tutta il mondo open source del software, delle attrezzature, che ha permesso di arrivare a sviluppare dei sistemi molto compatti, autonomi dal punto di vista energetico e estremamente affidabili. E quindi ecco qui la nostra esperienza, che viene da circa 10 anni di sviluppo, è un sistema di monitoraggio acustico basato su MEMS che è energeticamente autonomo. Questo è stato possibile grazie ai bassissimi consumi che i nuovi dispositivi elettronici hanno consentito di ottenere. E questo dispositivo, con un pannellino solare grosso come un foglio A4, può vivere di vita autonoma per anni, in funzionamento continuo H24, nella misura di livello equivalente multispettro ogni secondo. È compattissimo, pesa 2 kg e appunto ha una bassissima necessità di manutenzione. Qui vediamo il nostro microfono MEMS è stato adattato ad un contenitore, un standard da mezzo pollice, per poterne permettere la calibrazione con calibratori standard, e a seguito, a corredo di tutto questo apparato, c'è un'interfaccia web per la gestione, la visualizzazione dei dati. Qui vedete, questo sensore è stato piazzato lì dal 2018 al 2021, continua a funzionare a dritto. Poi questo è un aspetto che dopo introdurrà anche Jacopo, la gestione della grandissima mole di dati che si vengono a creare, perché un LEC multispettro ogni secondo sono 33 dati al secondo che diventano miliardi di dati nel corso degli anni. E infine chiudo questa introduzione, come aveva già anticipato Sergio, questi sensori sono stati sperimentati nell'ambito del progetto Dynamap, poi c'è stata una partecipazione anche nell'integrazione del progetto Life Monza in seguito, e ultimamente anche nel progetto Interreg Triplo. Sono tutti progetti europei di rilevanza internazionale, e in ogni progetto di durata pluriennale si è anche colto l'occasione per sperimentare la robustezza di questi dispositivi, di questi MEMS, la stabilità sul lungo termine e la loro capacità di funzionamento. Quindi passo di nuovo la parola a Jacopo. Grazie Luca, buongiorno a tutti. Grazie soprattutto a Sergio per la bella presentazione e anche ad Andrea. Condivido a mia volta lo schermo. Io farò una brevissima presentazione introduttiva sull'utilizzo di un sistema di monitoraggio acustico a basso costo utilizzando smartphone dotati di un'applicazione chiamata Open Noise, che per chi non la conoscesse è un'applicazione open source sviluppata dalla nostra agenzia, da ARPA Piemonte. Attraverso smartphone e Open Noise gestiamo una parte delle postazioni della rete di monitoraggio acustico di ARPA Piemonte, che complessivamente è costituita da 15 postazioni, di cui 7 con fonometri in classe 1 e appunto 8 attraverso sistemi smartphone open noise.
Perché Open Noise, diciamo, l'idea è quella di utilizzare le potenzialità di calcolo e di trasmissione dei dati che sono insite negli smartphone, e quindi siamo partiti da quella logica lì per andare a integrare queste funzionalità con un'applicazione specifica di rilievo del rumore. Open Noise, che potete scaricare se non l'avete già fatto tutti liberamente, consente di misurare il livello di pressione sonora in tempo reale, acquisisce il livello minimo e il livello massimo, consente un'analisi in frequenza in terzi d'ottava, un'analisi FFT, un'analisi attraverso sonogrammi e consente anche la memorizzazione dei dati in un log file. Questo è un esempio di schermate del sistema, dell'applicazione, che può essere utilizzata dalla persona neofita che non ha competenze specifiche, che può installarsi l'applicazione e utilizzarla col proprio smartphone mediante il microfono o i microfoni di cui il telefono è dotato, oppure, come abbiamo fatto noi, può essere utilizzata come sistema di monitoraggio conoscitivo a basso costo. Qui è un esempio di come è strutturata una nostra postazione di misura, dove vedete che c'è un box impermeabile che alloggia il telefono. C'è un microfono, in questo caso esterno, che è un microfono, un semplice microfono a condensatore a basso costo, e il tutto poi viene alimentato attraverso l'allacciamento alla rete elettrica. Un esempio di installazione, queste sono le paline del cosiddetto Autobike, cioè del servizio di bike sharing in funzione in città a Torino. Oppure può essere installato con dei sistemi che vengono creati ad hoc, anche sui balconi delle abitazioni, sui pali dell'illuminazione pubblica, e quindi possiamo avere diverse soluzioni. Ovviamente però abbiamo bisogno attualmente del collegamento, dell'allacciamento alla rete elettrica. Io finirei qua la mia parte introduttiva, poi ovviamente abbiamo possibilità di entrare nel merito sugli aspetti più tecnici e lascio la parola a Sergio. Benissimo Jacopo, grazie a te e anche agli altri due relatori, e andiamo avanti con un primo giro di domande e risposte, o comunque di spunti da approfondire. A proposito di domande, voglio dire agli oltre 100 partecipanti che anche stavolta ci onorano della loro presenza e che ovviamente ringraziamo di essere con noi, che se vogliono porre domande possono farlo attraverso lo strumento Question and Answer, DNR, domande e risposte, che è quella specie di chat dove potete digitare le vostre domande. Qualcuno lo ha già fatto, e quindi io aggiungo al mio spunto di discussione che riguardava appunto quello che può essere, quali sono gli aspetti tecnici, cioè quindi la precisione, se ci sono problemi appunto di taratura, di riferibilità, se ci sono limiti di utilizzo, anche una domanda che viene dal pubblico e che dice: qual è la gamma di frequenze nelle quali i microfoni MEMS forniscono dati attendibili? Io, questi sono un po' gli spunti, anche questa è la domanda, darei la parola subito a Luca, poi in ordine a Jacopo, Andrea, o comunque gestitela voi, cercate di essere rapidi e concisi così possiamo fare altri giri dopo. Luca. Microfono Luca. La gamma di funzionamento, questo è un argomento che potrei rispondere, diciamo, la domanda a cui potrei rispondere riprendendo la presentazione, perché era proprio una delle parti di cui volevo parlare.
la risposta in frequenza di questi dispositivi è una, diciamo, una cosa piuttosto delicata, nel senso che i dispositivi rispondono da 20 a 20.000, anche su gamme più estese. Arrivano a rispondere anche sugli ultrasuoni, addirittura, perché hanno delle membrane molto piccole. Il problema è come rispondono. I MEMS che si trovano sul mercato tipicamente vengono forniti, corredati di una scheda tecnica che dà una risposta, tipicamente una delle migliori tra un campione selezionato. Questo che vedete in questo grafico è diciamo un campionamento di 50 microfoni, e uno zoom sulla gamma da 20 Hz a 1000 Hz, e possiamo vedere che sostanzialmente se li prendiamo così come comprati su qualsiasi store online che troviamo, sotto 100 Hz, ma anche sotto 200 Hz, diciamo, possiamo avere una fluttuazione nella risposta fino a 3 dB. Quindi direi un microfono MEMS preso a caso, non tarato, non verificato, ci può dare garanzie indicativamente nella gamma 200 Hz, 10.000, 8.000. Questo, magari Sergio proseguo con la presentazione, questo va anche un po' a definire poi quali sono i costi reali per un utilizzo, chiamiamolo certificato, dello strumento. Ad esempio, tenendo a mente quelle due bande che stiamo vedendo che rappresentano le tolleranze della classe 1, abbiamo che alla fine su 50 microfoni ne abbiamo scelti 3. Quindi se io vado a fare un rapido calcolo e dico un microfono costa 2,50 euro, devo selezionare 3 su 50, ho un costo di 42 euro per un microfono, più l'operaio, il tecnico specializzato. Alla fine, se voglio selezionare un MEMS per farne un classe 1, una risposta classe 1, alla fine mi è costato sugli 80 euro. Quindi circa la metà che è il prezzo di mercato, costo aziendale di un microfono, una capsula standard. E sì, non so se è troppo articolata come risposta, Sergio. No, va bene, va benissimo. Jacopo? Sì, è un tema sicuramente di grande interesse, che pone in confronto la qualità rispetto al costo. Anch'io ricondivido la mia presentazione e se riesco anche a spostarmi questa sbarra magari... noi abbiamo fatto ovviamente sui sistemi utilizzati, cioè degli smartphone, abbiamo fatto delle verifiche sulla linearità nella risposta a rumore rosa, linearità in ampiezza, quindi abbiamo visto soprattutto con i telefoni di ultima generazione un miglioramento delle capacità di risposta lineare. E questa è una slide che spero si possa vedere, in cui si vedono i range dal livello minimo al livello massimo, e per i telefoni più performanti, che sono poi gli iPhone, si ha una gamma da 30 a 110 decibel in ampiezza. Jacopo, scusa se intervengo, ma non si vede lo schermo, almeno io non lo vedo, tutto nero. Esatto. All'inizio si vedeva, adesso non lo vedo più neanch'io. Se puoi ricaricare file o fare qualcosa, non lo so. Cioè, il tema, non vediamo il video. Mi si deve essere bloccato il computer. Ah. Non riesco allora, a fare nulla. Facciamo così. Continua Andrea su lo questo. Lo seguo io e tu. E poi ridiamo la parola a Jacopo quando ci fa vedere questa immagine, che era particolarmente interessante, fra l'altro. Va bene.
cerca di ricaricarla. Andrea, a te. Sì, esatto. Allora, io ricondivido. Parlando di quella che è la nostra esperienza. Allora, innanzitutto, come dicevo prima, appunto, sono sensori che hanno l'uscita direttamente in digitale e ovviamente i costi di fabbricazione, sto parlando di MEMS nudi e crudi, così come escono dai produttori di questi sensori. Quindi i costi sono molto bassi, basso consumo energetico e ovviamente la possibilità di avere l'uscita digitale li rendono appetibili per poter essere usati in reti di sensori wireless, per cui appunto le loro applicazioni possono essere diverse, quindi industria, smart cities, monitoraggio in generale, eccetera. D'altra parte, su che cosa siamo intervenuti noi come istituto di metrologia? Beh, fondamentalmente sulla mancanza di riferibilità, cioè questi sensori vengono prodotti ma non vengono, diciamo, testati tramite catena di riferibilità, cioè viene effettuato dal produttore solitamente un aggiustaggio con dei loro metodi interni totalmente non riferibili. Quindi ci siamo, diciamo, un po' addentrati in questo campo, cercando appunto di trovare anche dei metodi di taratura che fossero adeguati per questo tipo di sensori, sia perché l'uscita è digitale e quindi tutti gli standard sono comunque ancora legati all'uscita analogica di questi dispositivi, e in più abbiamo anche cercato di sviluppare dei metodi di taratura un pochino più veloci e adattabili sia dal punto di vista geometrico, e questo in particolare per i microfoni, perché ovviamente tutte le normative IEC dei microfoni richiedono delle specifiche grandezze geometriche dei microfoni, quindi la taratura dei MEMS che hanno scala millimetrica diventa difficoltosa. Sì, anche per gli accelerometri che sono solitamente triassiali, e anche qui non esistono, diciamo, degli standard per la taratura simultanea, proprio per cercare di in qualche modo velocizzare anche le operazioni di taratura. Questo perché? Perché i MEMS sono a costo molto basso, quindi uno dei grossi problemi è che abbiamo un costo di taratura che è molto più grande del costo del sensore. Quindi abbiamo innanzitutto cercato di sviluppare dei metodi di taratura che fossero adattabili per il tipo di sensore da un punto di vista geometrico, diciamo, fondamentalmente, e anche di caratteristiche tecniche, come ad esempio il fatto che gli accelerometri siano triassiali. E poi stiamo ovviamente ancora lavorando, perché la mole di lavoro è enorme, su eventualmente utilizzare dei metodi di taratura in larga scala, proprio per cercare di abbattere il più possibile i costi di taratura. Brevemente la nostra esperienza con i microfoni. Allora, innanzitutto per i microfoni MEMS, che qua vediamo rappresentati, che qua vediamo rappresentato uno, la taratura è avvenuta per confronto con un microfono standard di riferimento in campo di pressione. Qua siamo in camera semienecoica, ma di fatto il campo sonoro nei pressi dei due dispositivi è un campo di pressione. Questa è la risposta in frequenza di 5 tipi di microfoni MEMS, che sono quei microfoni ST Microelectronics che ho introdotto prima. Qua vediamo la loro, diciamo, risposta. Ovviamente l'unità di misura non sono più i famosi millivolt, ma essendo un'uscita digitale abbiamo i decima, cioè una quantità numerica che deriva dai bit, ovviamente, perché abbiamo un'uscita digitale. Qua è la risposta in frequenza normalizzata, a differenza di appunto di quello che ha mostrato prima Luca. Ovviamente Luca ne ha testati 50, noi ci siamo limitati a 5 in questo caso, e abbiamo una risposta in frequenza di questi 5 una volta, diciamo, trovato il fattore di taratura, la loro sensibilità, abbiamo una risposta più o meno simile per tutti e 5. Con incertezze comprese tra 0,2 e 1 dB, diciamo che possono rientrare anche in classe 2 in generale. Per quanto invece riguarda gli accelerometri, qua abbiamo appunto abbiamo
lavorato su un campione molto più grande, in questo caso di 100 accelerometri MEMS. Anche qua abbiamo dovuto sviluppare un sistema di taratura con i nostri colleghi, quindi anche Alessandro Schiavi, e Fabrizio Mazzoleni, eccetera, che appunto fanno parte del gruppo. Abbiamo sviluppato questo sistema di taratura che utilizza piani inclinati proprio per misurare e tarare simultaneamente tutti e tre gli assi in modo, diciamo, un po' più veloce rispetto a quello che richiede la normativa attuale, che richiede appunto sollecitazione su un singolo asse. E grazie a questo metodo siamo riusciti a testare 100 accelerometri MEMS, e questa, e qua possiamo vedere una distribuzione di quella che è la sensibilità lungo i tre assi a diverse frequenze, quindi qua da 5 a 1000 Hz, con incertezze che stanno tra il 2 e il 3% per gli assi XY e tra lo 0,3 e l'1,2% per l'asse Z. Vediamo che soprattutto per XY più o meno la distribuzione, quindi la loro sensibilità, è abbastanza uniforme, eccetto alle altre frequenze. Mentre sull'asse Z vediamo che la sensibilità decade, però abbiamo dei valori, diciamo, degli sorti di outlier alle alte frequenze per l'asse Z. Quindi pochissimi di questi 100 MEMS hanno delle sensibilità molto più grandi alle alte frequenze. Però in generale abbiamo trovato un comportamento per questo tipo di MEMS, di nuovo della ST Microelectronics, erano piuttosto uniformi. E la loro distribuzione abbiamo anche visto che non è normale. Quindi questo è un altro aspetto da tener conto. E appunto, infine, proprio date queste misure, stiamo cercando di valutare metodi di taratura in larga scala, proprio per cercare di abbattere il più possibile i costi di taratura. Quindi da una parte si sta cercando di verificare in line, cioè quindi proprio sulla linea di produzione di questi produttori, se è possibile portare la riferibilità direttamente a loro, in modo da fornire almeno una prima valutazione della loro sensibilità, magari con minori condizioni al contorno. Oppure un altro metodo, quindi utilizzare metodi statistici, proprio cercando di diminuire il numero di tarature da effettuare e provare a estendere queste caratteristiche, questi valori anche agli altri MEMS, in modo da diluire, diciamo, il più possibile i costi. Se Jacopo è tornato disponibile, lascerei la parola a lui, così può riprendere il discorso che aveva lasciato precedentemente. E a questo punto, dando la parola a Jacopo, aggiungerei anche qualche altro spunto che poi può essere anche ripreso da Luca e da Andrea, che viene dalle domande del pubblico. Tra l'altro, sempre come informazione di servizio, voglio dire che siccome le domande stanno arrivando e sono parecchie e tutte molto interessanti, non so se riusciremo per ragione di tempo a rispondere a tutti, però normalmente i relatori rispondono per email nei prossimi giorni, rispondono nei giorni successivi al webinar alle domande che non siamo riusciti a esaurire nel corso della diretta, però ci proviamo. Lo stimolo voglio aggiungere a quello di prima, per il prossimo giro, che inizia con Jacopo e quindi può riprendere da dove ha lasciato, è proprio, che viene da alcune domande, riguarda proprio il discorso dell'incertezza, della precisione, quali sono gli obblighi dei fabbricanti rispetto alle caratteristiche di targa dei dispositivi prodotti, poi ora della calibrazione ne ha già parlato Andrea, però ecco, c'è una domanda proprio per te, con l'applicazione open source, che poi anche per Luca se si vuole, di cui si è parlato, che incertezza ha? E poi altre domande che riguardano il range di funzionamento per l'intensità sonora, la risonanza che si ha sugli 8-10 kHz e cose più tecniche. Vedete voi se è il caso di collegarle alla risposta oppure no. Un'ultima domanda, questa invece è flash, quindi potete rispondere, se i sistemi MEMS devono sottostare alla taratura biennale prevista per i dispositivi di misura dell'acustica ambientale, o comunque, insomma, quali sono i tempi di taratura previsti per i MEMS.
Jacopo, a te. Sì, grazie Sergio. Scusate, ho avuto un problema tecnico, spero di non averlo più in questo. Si vede la presentazione adesso? Sì, si vede bene, Jacopo. Vai. Benissimo, benissimo. Allora vado per dirvi che appunto anche per rispondere in parte alle domande che sono state formulate dal pubblico, per quanto riguarda il sistema smartphone con microfoni interni che sono MEMS tipicamente, abbiamo notato un miglioramento delle prestazioni di linearità, quindi del range, del livello minimo e massimo misurabile in una gamma di frequenze tipicamente dai 250 Hz ai 5-6 kHz, quindi diciamo buono per certe applicazioni di rilevamento del rumore ambientale. Questa è una slide che rappresenta un primo test fatto su telefoni nel 2016, poi nel 2019 si amplia il range di linearità, migliorano evidentemente i microfoni utilizzati. Come dicevo prima, gli iPhone sono i telefoni che hanno una prestazione migliore con questa linearità che va da 30 a 110 decibel, ma anche gli altri comunque, Samsung o Asus, Huawei, hanno ottime prestazioni. Tra l'altro l'applicazione Open Noise necessita dell'impostazione di un guadagno, perché ogni sistema risponde ovviamente con le sue caratteristiche proprie, e anche qui abbiamo notato una certa standardizzazione. Questi sono i valori di guadagno dei primi test fatti nel 2016, e nel 2019 abbiamo visto che c'è una standardizzazione. Gli iPhone per esempio tendono ad avere una stabilità, una riproducibilità nei microfoni molto, molto, molto marcata, per cui c'è un valore unico da impostare, ma vediamo anche che su altre marche tipo Samsung così si tende a una standardizzazione. Per quanto riguarda incertezze, adesso un'analisi proprio specifica e accurata non è stata fatta. Abbiamo fatto delle indagini speditive. Qui abbiamo un monitoraggio di 18 giorni fatto con 6 smartphone e in parallelo con un fonometro in classe 1, forse non si capisce molto. Diciamo che questi sono i livelli medi diurni e notturni per ogni giorno di misura. Comunque, se dovessimo in qualche modo sintetizzare, rappresentare un valore di incertezza estesa in quei range che vi ho detto, punto di linearità, in frequenza e in ampiezza, possiamo dire che siamo nell'ordine dei più o meno 2 decibel a fronte di un'incertezza estesa tipica dei fonometri in classe 1 di più o meno 1 decibel. Questo è un dettaglio di una misura fatta d'estate con molto caldo, siamo a luglio, sole che batte sul telefono. Cosa vediamo qua? Beh, rispetto a un fonometro in classe 1, grafico blu, può essere che ci siano, questo è un dato, un campionamento rapido, può essere che ci sia una difficoltà a seguire eventi molto veloci, così come nelle ore più calde ci sia una differenza tra una tendenza alla sovrastima dello smartphone. In questo caso abbiamo un microfono esterno a basso costo a condensatore, quello che usiamo nelle nostre postazioni. Vedete come il calore comunque può incidere. Questa è un'analisi fatta graficando la risposta del livello di pressione sonora versus la temperatura, sempre di questi microfoni esterni a basso costo, e vedete come all'aumentare la temperatura la risposta tende a sovrastimare, il sistema tende a sovrastimare il livello misurato. Per garantire la stabilità nel tempo, nella nostra rete di monitoraggio utilizziamo un calibratore a 74 decibel, a 1 kHz, che genera un segnale a 1 kHz, con un opportuno adattatore che ci siamo creati in modo tale da riuscire a inserire il microfono impiegato nelle postazioni di monitoraggio. Comunque le nostre postazioni sono attive dal
2016 e le utilizziamo proprio per fare del reporting ambientale conoscitivo. Tra l'altro volevo spendere una parola nei confronti del sistema di Luca Nencini, che stiamo testando anche in parallelo. Non voglio fare pubblicità ovviamente, ma possiamo dire che è sicuramente un sistema estremamente efficace. Lui gentilmente ce ne ha dato una postazione in concessione, effettivamente è molto fruibile, è accurato, e lo stiamo veramente utilizzando ed è un ottimo sistema ed è un'alternativa, questo per far vedere come ci possono essere alternative diverse quando si va verso il monitoraggio low cost, diverse poi anche in termini di costi, ma questo forse è un tema, Sergio, che vediamo tra un attimo. Lascio a te la parola. Sentiamo anche da Andrea e da Luca se hanno qualcosa da dire su queste domande. Qualcosa credo abbia già risposto Jacopo a tutte, forse quella sulla taratura, che sulla verifica del mantenimento delle prestazioni nel tempo, cioè la stabilità, diciamo, i problemi di stabilità. C'era anche una domanda che diceva la stabilità correlata a condizioni ambientali estreme, no? Temperatura, umidità, eccetera. E come si fa la verifica nel tempo, credo l'abbia detto Jacopo. Se volete aggiungere qualcosa, oppure andiamo avanti e parliamo del terzo e ultimo giro che riguarda un po' più davvero l'aspetto low cost o meno del sistema. Luca, Andrea? Sì, per quanto riguarda due parole da spendere sulla verifica nel tempo, nell'ambito di un progetto europeo che ho menzionato prima, nell'ambito del progetto Life Monza, è stato sviluppato un dispositivo che permetteva di fare velocemente le verifiche sul campo. E sostanzialmente si trattava di una sorgente sonora in prossimità di un microfono di classe 1 che poteva essere avvicinato e allineato al sensore installato sul lampione a 4 metri. E quindi praticamente si faceva una calibrazione al volo con un'asta telescopica e in un attimo si riusciva a vedere la risposta in frequenza. Ovviamente è un po' quello che si fa nella procedura di taratura in laboratorio per comparazione, quella che ha mostrato prima Andrea, riportata però diciamo sull'ambiente esterno, ecco. Sì. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? Noi abbiamo fatto un test su un microfono di quel tipo a diverse temperature, da meno 10 a più 50, e rientrava nella classe 2 in quel caso lì, ovviamente solo a una frequenza. È chiaro che, come discusso stamattina proprio con Luca, la questione dei costi, e diciamo soprattutto per quanto riguarda la microfonia, comunque l'acustica, che è molto più stringente rispetto alle misure di vibrazione, dove invece la normativa, diciamo, un po' più libera, diciamo, per cui effettivamente è più facile ottenere veramente delle reti low cost per quanto riguarda il monitoraggio delle vibrazioni, proprio perché non ci sono classi, come accennava anche prima Jacopo, per cui è molto più semplice farlo diventare veramente low cost, a meno di tutti i problemi di gestione, infrastruttura informatica, che ovviamente se io devo monitorare un ponte o 100 MEMS, devo comunque poi gestire tutti questi 100 sensori che continuano ad emettere dati, per cui a meno di quei costi lì, che comunque ci sono. Tuttavia alcuni fenomeni fisici richiedono magari sensori meno precisi, ma ho la possibilità di averne di più. Cioè il punto è, utilizzo un accelerometro per passare su un ponte che sia super, super preciso, oppure è meglio averne 100 e meno precisi. Quindi c'è un po' da fare un bilanciamento sull'applicazione per cui verrà utilizzata quella rete di sensori. Sulla microfonia invece, appunto, essendoci queste le classi, ovviamente classe 1 e classe 2, ovviamente il low cost, come mostrato prima anche da Luca,
diventa un po' più difficile da ottenere, perché allora devo selezionare dei microfoni più performanti, fare molte più misure, adattare i laboratori con più strumentazione. Quindi effettivamente per ottenere un vero low cost servirebbe anche da un punto di vista normativo un supporto ad aprire un po' la strada anche a questi sensori, che ovviamente non sono paragonabili da un punto di vista tecnico a un sensore che costa 1000 volte di più, ovviamente, però per alcuni ambiti dove non sono richieste precisioni così alte, è possibile, secondo noi, poterle sfruttare per applicazioni diverse. Una piccola precisazione che vi chiedo. Quando si parla del problema dei dati, è un problema solo di gestione di grosse quantità di dati e quindi complessità, difficoltà e pesantezza, o è anche un problema di connessione e trasmissione dei dati stessi? Ma cos'è che incide di più sul costo? Cos'è che incide di più sulla difficoltà? E qual è il limite più grosso tra i due? Oppure sono due facce della stessa medaglia? Ma diciamo sono due facce della stessa medaglia, nel senso, allora, innanzitutto ci sono i problemi di taratura, come ho fatto vedere prima, che adesso non posso tararli tutti secondo normativa in un laboratorio accreditato, perché va completamente a eliminare il basso costo del sensore, per cui è necessario innanzitutto trovare dei metodi di taratura e di riferibilità che siano in qualche modo, appunto, o con taratura in larga scala, quindi utilizzando metodi statistici, o portando la riferibilità direttamente al costruttore, cercare di abbattere quel costo. E poi c'è il costo, ovviamente, come dicevi tu, sia della connessione, per cui allora lì servirebbe un'infrastruttura, si parla tanto di 5G, veramente quella prospettiva, se veramente implementata su tutto il territorio, aiuterebbe di gran lunga ad abbattere anche i costi, proprio perché a quel punto la gestione del dato digitale della trasmissione sarebbe assolutamente gestibile, quindi anche in termini di costi. Non so se Jacopo e Luca vogliono aggiungere qualcosa. Forse Jacopo ha sperimentato anche una quantificazione, una budgetizzazione di un sistema su larga scala. Prego, Jacopo. Allora, per noi il problema dei costi è rilevante, nel senso che si parla sempre di sistemi a basso costo, ma sono basso costo da un punto di vista dell'hardware, quindi del posizionamento della strumentazione. Poi ci sono dei costi connessi assolutamente non trascurabili, che sono, la trasmissione del dato, ma soprattutto la sua gestione, quindi la creazione di database su server reali, virtuali, che girano, quindi la sicurezza del dato, che dobbiamo pensare che noi come amministrazione pubblica dobbiamo avere anche delle garanzie di sicurezza. Quindi non è facile anche affidarsi a terzi quando poi i dati possono essere anche sensibili e venire utilizzati per altre finalità. Tanto per darvi un'idea, le 8 postazioni che utilizziamo di monitoraggio, il costo di installazione iniziale, parliamo complessivamente di 1.500 euro. Quindi un costo per un'amministrazione, che può essere la città, può essere l'agenzia, sostenibilissimo. Il costo di mantenimento della piattaforma regionale, perché i nostri dati vanno su una piattaforma, una smart data platform della regione Piemonte, e il costo è 20.000 euro all'anno. Tanto per farvi... che sono per ora sostenibili, un domani non sappiamo se lo saranno. Affidarsi però a soggetti terzi non è neanche così. Lo stesso Google fornisce un servizio di clouding dei dati, però non è così scontato e così semplicemente fattibile. Lascio la parola a Luca su questo tema. Sì, probabilmente la soluzione economica per la gestione dei dati è gestirseli in casa, cosa che comincia a essere conveniente se si hanno da gestire magari però centinaia di sensori. A quel punto si paga un'unità di personale
interno si compra un server e ci si fa la gestione in casa. Quindi il costo poi diventa però scalabile se uno ha tantissimi sensori da gestire. È chiaro che per 7 sensori non è pensabile di comprarsi un server e poi pagare la persona che fa la gestione del server. E questo è quello che facciamo un po' noi come azienda, dovendo gestire tanti sensori di tanti clienti, riusciamo a battere notevolmente questi costi, gestendoci in casa e completamente tutta lo streaming dei dati, la protezione dei dati, la crittografia, tutti questi aspetti qua, insomma. Bene, Luca. Allora, scusa Sergio, c'è ancora un aspetto dei costi che è quello della manutenzione della rete, perché quando ho centinaia di sensori e voglio verificare diciamo la loro giusta rispondenza nel tempo, la loro accuratezza nel tempo, voglio andarli a calibrare, verificare periodicamente, o magari succedono dei problemi tecnici, un sensore smette di funzionare, devo pensare anche di avere degli operatori che vadano sul campo, così come si fa per i filtri della qualità dell'aria, periodicamente anche per questo scopo. Quindi questo è un costo aggiuntivo anche da tenere in considerazione nelle reti di monitoraggio. Assolutamente. Infatti il mantenimento delle prestazioni spesso è una criticità, no? Cioè, perché potrebbe poi, insomma, se si verifica su larga scala o comunque in una quantità di cui non si ha conoscenza, può determinare un po' una falla nel sistema nel suo complesso. Mi dai una risposta flash a una collega che ci chiede se negli smartphone dove ci sono più microfoni posizionati in entrambe le estremità del telefono è possibile selezionare da quale microfono prendere il segnale o come orientare questi telefonini. Probabilmente è un utente di OpenNoise che vuol sapere se l'orientamento del telefonino e quindi la vicinanza del microfono, la direzione del microfono verso la sorgente è importante o no? Sì, allora in questo momento non possiamo, l'applicazione non consente di selezionare il microfono da utilizzare. Bisogna fare una verifica preliminare per capire quale dei microfoni viene attivato nell'applicazione. E quindi questo richiede, ma questo in generale, l'utilizzo di OpenNoise con gli smartphone richiede comunque una capacità di uso e delle analisi preliminari, l'impostazione del guadagno, l'analisi del range di linearità, il tipo di microfono che viene usato e il posizionamento, perché adesso ci sono i microfoni anche in basso ma anche in alto e quindi ovviamente l'orientamento può incidere. Grazie Jacopo, credo che tu abbia risposto alla collega in modo esauriente. E in attesa di nuovi sviluppi, ovviamente. Allora, io, visto che siamo alle 14:29, ci sono ancora oltre 100 partecipanti e quindi sforerei questi ultimi 10 minuti, non oltre, perché come sempre ci impegniamo a stare anche in un limite massimo di tempi supplementari o di recupero, che dir si voglia, con la domanda che di chiusura. Domanda di chiusura che vorrei fare, se siete d'accordo, riprendendo quello che ci siamo detti fuori onda prima dell'inizio della diretta, cioè riguardo a questo fatto. Allora, intanto abbiamo un po' sfatato il discorso del low cost, cioè questa sinonimia fra low cost e MEMS. No, i MEMS sono i microfoni low cost. No, i MEMS intanto non sono microfoni e purtroppo abbiamo visto che non so, perlomeno non nella loro complessità di utilizzo e nella loro anche esperienza di utilizzo sono qualcosa di definito low cost. Certo, è low cost a livello hardware, ma quando la rete diventa un qualcosa da gestire, il costo è, per quanto economico, non proprio low cost come. Quindi forse la declinazione del low cost è simile a quella di altri prodotti low cost, comprese le compagnie aeree, no? Che alla fine il primo prezzo che vediamo
è bassissimo, poi quando andiamo alla fine ad aggiungere tutto quello che è indispensabile per volare veramente, per arrivare veramente a destinazione, i costi aumentano. Questo l'abbiamo detto, però ecco, la cosa che volevo proporvi come ultimo giro di opinioni è questa. MEMS significa appunto Micro Electromechanical Systems, e quindi non c'è niente di direttamente collegato alla misura del suono, del rumore o a microfoni. Ecco, è un qualcosa che serve, sono sistemi a basso costo per misurare anche altre cose, e lo sappiamo. E credo che tutti noi abbiamo avuto il modo di utilizzare altri strumenti di misura basati su MEMS, cioè su elementi miniaturizzati, elementi microscopici. La domanda è questa: qual è il rapporto fra i MEMS microfoni e gli altri MEMS? Cioè, è possibile pensare a strumenti di monitoraggio integrati, e c'è un valore aggiunto quando magari, come una domanda dei nostri partecipanti ha fatto, ci sono condizioni di temperatura estreme, ci sono problemi che anche voi avete detto possono influire in modo decisivo sulla qualità della misura e del monitoraggio e della prestazione complessiva della rete. Ecco, può avere senso, può essere importante sviluppare, investire su questo tipo di tecnologia, non tanto e non solo per strumenti di misura che lavorano separatamente gli uni dagli altri, ma in modo integrato per fornire un monitoraggio ambientale o un monitoraggio di alcuni parametri ambientali in modo integrato. Chi vuole iniziare? Tanto è l'ultimo giro, fate un intervento per uno e poi ci salutiamo. Inizio io. Allora, innanzitutto l'accelerometro che ho mostrato prima, in realtà fornisce in output anche la variazione di angolo nel tempo, quindi la velocità angolare, quindi è di fatto anche un giroscopio, e in più in output mi dà anche la temperatura, quindi in quel piccolo volumetto in realtà io ho 7 output, i 3 assi dell'accelerometria, le 3 velocità angolari e la temperatura. Quindi ovviamente poi esistono MEMS di tutti i tipi, quindi diciamo che il MEMS è più una tecnica di fabbricazione, ovvero quella di modellamento del silicio in varie forme, da cui posso poi ottenere microfoni, accelerometri, giroscopi, sensori di temperatura, sensori di quantità di sostanza, eccetera, eccetera, magnetometri. Quindi diciamo che più sono integrati, meglio è, nel senso che ho più output, quindi posso correlare i diversi segnali rispetto a grandezze fisiche diverse, quindi ben venga lo sviluppo in tal senso. Chiaro che, come giustamente dicevi tu, ad oggi non ci sono gli strumenti che messi insieme lo rendono effettivamente low cost, o almeno veramente low cost rispetto al low cost che è l'hardware del MEMS rispetto all'hardware di un microfono tradizionale. Quindi non c'è ancora lo stesso rapporto di convenienza quando poi andiamo sulle reti. Si spera che con il futuro, appunto, con l'aumento anche delle infrastrutture, si possa veramente ottenere uno stesso rapporto vantaggioso. Luca? Sì, esistono anche altre tipologie di dispositivi, sicuramente rilevatori di polveri, di gas, oltre a quelli che ha elencato Andrea. E un altro elemento rilevante che aumenta la complessità della situazione è anche il posizionamento, nel senso che io non posso mettere in un'unica centralina i sensori. Pensiamo all'ambito ambientale. Quando si fa la misura con un microfono, la misura deve essere lontana da elementi riflettenti, quindi invece quando si fa una misura con un anemometro, la misura deve essere a un'altezza tale che l'anemometro che rilevi il vento che scorre con un flusso laminare, quindi lontano da edifici. Quindi diciamo la pluralità di questi sensori, seppur miniaturizzati, richiede lo stesso un ampio spazio per la distribuzione e la localizzazione.
Jacopo, a te l'ultimo flash. Io penso che da un punto di vista acustico, sul tema dell'acustica e delle vibrazioni siamo avvantaggiati. Sull'utilizzo di questi sensori e al fine di avere risultati di una certa accuratezza o precisione. Mi risulta che ci siano dei prototipi, anche degli strumenti in commercio a basso costo per la rilevazione delle polveri sottili, come dei gas dispersi in atmosfera. Temo che però il livello di precisione di questi sensori sia decisamente più basso. Pensate che le polveri sottili si misurano ancora oggi in modo ufficiale con metodi gravimetrici, cioè con bilance. Quindi si pesano i filtri e si pesano quante polveri ci sono. Quindi con sistemi elettronici, microelettronici, diventa un po' difficile. Quindi va bene per la temperatura, va bene probabilmente per altri parametri fisici, ma quando andiamo su questioni chimiche non so quanto si possa integrare tutto. Invece noi abbiamo un ambito assolutamente di partenza favorevole e possiamo e dobbiamo approfondire tutti questi temi e le possibilità e le potenzialità che ci offrono, soprattutto per l'aspetto delle vibrazioni anche, perché io vedo una grossa potenzialità su questa tematica specifica. Perfetto, benissimo. Credo allora che abbiamo risposto anche a quest'ultimo dubbio, cioè al momento ci sono già delle esperienze di integrazione, c'è un irrobustimento e quindi un valore aggiunto nel dotare sistemi di monitoraggio di rilevatori di altri parametri che possono rendere più efficace, possono rendere migliore la performance della rete del sistema, però ci sono anche tante difficoltà, ma vale la pena, come diceva giustamente Jacopo in conclusione, io direi che possiamo fare nostra quest'ultima sua affermazione, vale la pena insistere, vale la pena continuare a sviluppare questa tecnologia. Allora, noi siamo in chiusura, abbiamo giusto il tempo per dire due cose, sempre di tipo tecnico, sono importanti. La registrazione di questo webinar, così come quelle degli altri che lo hanno preceduto e di quelli che lo seguiranno, saranno poi caricate sul canale YouTube dell'Associazione Italiana di Acustica. Vi ricordo che già da prossimo venerdì 5 marzo ci sarà un nuovo webinar, e questo che vedete adesso sullo schermo è il calendario di tutta la seconda stagione. Come vedete i temi sono estremamente interessanti e anche un po' così, credo che ci invitano a scoprire di cosa si parla, perché il modo in cui, vedete, abbiamo intitolato i nostri prossimi webinar ci lascia un po' immaginare di cosa parleremo. Il prossimo si chiama Dalla caverna al palcoscenico, spazi virtuali per lo spettacolo, sarà il 5 marzo, sempre alle 13:30. Un'ultima cosa riguardo, l'ho accennata prima ma la voglio ripetere, vi ho detto dell'anno del suono, ma vi voglio dire ancora meglio il discorso del congresso, del convegno nazionale AIA. Come detto, il periodo di svolgimento è quello programmato per il convegno in presenza, cioè la fine di maggio, l'ultima settimana di maggio 2021. Le modalità di svolgimento sono in corso di definizione, cioè i soci sono stati chiamati a esprimersi, a dare un parere su quali fossero le loro preferenze, a dare suggerimenti su come articolare le varie sessioni, visto che ormai tutti stiamo sperimentando l'utilizzo di questi mezzi di comunicazione a distanza, però ovviamente organizzare un vero e proprio congresso, anche nell'esperienza di chi vi parla e di altri che hanno provato, diciamo, a farlo e che fanno parte del consiglio direttivo della nostra associazione, contiene spesso difficoltà e diciamo problemi che non sono facilmente
risolvibili pensando a come si risolvono quando siamo in presenza. E quindi abbiamo chiesto ai soci di esprimersi. A breve sarà disponibile sul sito web dell'AIA la pagina dell'evento e ci saranno tutte le informazioni ovviamente per iscriversi. L'evento di Matera sarà riproposto comunque, quindi continuiamo a aspettare Matera e sarà sicuramente il primo convegno nazionale dell'AIA, probabilmente sarà nel 2022. Io a questo punto chiudo. Ringrazio tutti i partecipanti, ce ne sono ancora 93 collegati, quindi diciamo che anche questa prima puntata della nuova stagione dei nostri webinar è stata un successo. Ringrazio i tre relatori, Andrea Prato, Luca Nencini, Jacopo Fovola, e ringrazio la nostra Simona che dalla segreteria AIA non solo ha partecipato a tutta la fase di organizzazione di questo e degli altri webinar, ma ci ha anche assistito dalla cabina di regia durante tutta la diretta. Buon pomeriggio a tutti, buon pranzo per chi come me deve ancora pranzare e alla prossima, cioè 5 marzo, con il webinar dalla caverna al palcoscenico. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie, grazie Sergio. Ciao, grazie a tutti. Sergio, grazie. Grazie, arrivederci. Ciao.